è così. Dopo la gloriosa ma sfortunata battaglia del Volturno del 1 ottobre 1860, il baricentro dell'estrema difesa del regno borbonico si sposterà a Gaeta, dove sugli spalti dell'antica fortezza, con il suo spregiudicato comportamento, con il suo sprezzo del pericolo, in tutti gli oltre 100 giorni d'assedio, Maria Sofia scriverà la pagina di storia più gloriosa della sua vita e da allora in poi sarà ricordata come di Heldin von Gaeta, l'eroina di Gaeta. Questo assedio durerà fino al 14 febbraio 1861 e la nostra storia, scritta come al solito dai vincitori, liquidandolo come un episodio secondario, ironizza sui poveri soldati di Franceschirla e ignora quasi del tutto il comportamento eroico di Maria Sofia, che diventa il simbolo di quell'assedio. La sua immagine di eroina romantica si impone all'attenzione dell'intera Europa. Gli ardimentosi lamponi delle più illustri casate aristocratiche accorrono per offrire alla regina la loro spada e spesso anche il loro cuore. All'interno della roccaforte la situazione apparve subito molto critica, scarse le provviste, così come gli armamenti della guarnigione, che diveniva ogni giorno più numerosa per il continuo sopraggiungere di volontari. Dalle circa 3.000 persone che abitualmente le conteneva, si arrivò presto ad oltre 15.000 presenze. Ai difensori mancavano coperte e pagliaicci ed erano costretti a dormire sulla nuda terra. Mentre l'assedio si faceva sempre più duro, Maria Sofia visitava i reparti nelle caserme, controllava i rafforzamenti, predisponeva l'assistenza ai feriti che si sarebbero stati ed intensificò i rapporti diretti con la popolazione civile, tra le quali la giovane regina diventò ben presto popolarissima. Il suo ardimento naturale, unito a una buona dose di giovanile esuberanza, la spingeva in luoghi dove il pericolo era maggiore. Visitava le più esposte postazioni dell'artiglieria, portando il suo splendido sorriso e una parola di incoraggiamento ai suoi soldati, che naturalmente la idolatravano. La regina sfruttava anche il suo fascino guerriero per alimentare lo spirito di resistenza. Tantissimi componimenti poetici sono stati creati per descrivere questi stati d'animo nei confronti di Maria Sofia, ma su tutti giganteggia quel sublime Ferdinando Russo, che nel 1919 mise in versi la testimonianza di un reduce di Gaeta, un ex artigliere da lui intervistato, Michele Migliaccio, o soldato di Gaeta, un vecchio popolano che la sua sventura aveva scaraventato nel precipizio della miseria, costringendolo in un ospizio di poveri, dove egli passò gli ultimi anni amari, cieco di un occhio e mancante di un braccio, il cui unico preziosissimo tesoro era rappresentato dalla medaglia che il suo re aveva distribuito ai propri soldati prima di imbarcarsi per l'esilio. Così, con tanto commovente e incommensurabile amore, il vecchio reduce ricorda la sua regina, col dolore, con l'orgoglio e con la dignità che solo un soldato dell'esercito di Franceschino era dato a trovare. E la regina, signore, quanto era bella, e che cosa teneva, e che maniera, buona buona parola a Sondinella, buona stipula di mano all'artigliere, stava sempre con noi, montava in sella, correndo e incoraggiando gli ogni sera, bocca, molla, con giornanze sante, ne eravamo innamorati tutto quanto. Con quello cappellino cacciatore, qui qua vicino, che l'era fatta, e l'era buona ora e terra sola, e quantù scassiava cannonata, era capace di si fermare per ora, e dispensava pugli e cioccolata, gli era ferita e si asciuttava la faccia, che era morto, lo teneva in braccio. E Paolo le fiscava le pernanze, ma che so, le pareva una confietta. Tenevano coraggio in abbastanza, che la uno insomma pure la vietta. Trapportava i feriti all'ambulanza, stava sempre presente a capoletto. E tutti gli chiamava chi voleva, che stavano a guardare lui che voleva. Moriva essa, e lo suono di tutto quanto. Desiderava quasi in fronte a quella, sacrificava per firma cernante, per fare una porta che si chiama bella. Vietta, ma aveva già di stare vicino, si faceva la mia con una cella. Proprio così, signore, voi rite, il vostro condanno è chiagna e voi rite. Questi sono versi raccolti da scritti da Ferdinando Russo, ce la racconta, è la testimonianza di un soldato, vecchio reduce, stava in ospizio. Questo era proprio lì, Mariano non aveva più niente, l'unico suo tesoro è questa medaglia che teneva gelosamente e il ricordo di questa regina. Boh, non sarà stato repubblicano, signore, purtroppo.